Si chiama visitvallefoglia.it, il nuovo portale turistico informativo realizzato dall'amministrazione comunale al fine di promuovere ai cittadini e ai turisti il territorio, le attività, il buon cibo e tutto ciò che anima la città. Una volta entrati nel sito, si viene catapultati dentro al territorio grazie alle splendide foto scattate nei luoghi più caratteristici del posto. Nella barra di navigazione posta in alto è possibile scoprire le località attraverso antichi castelli e i borghi, le attività e le esperienze attraverso percorsi itinerari e strutture ricettive, infine gli eventi e il blog, ovvero un contenitore con tutti gli approfondimenti e le ricchezze di Vallefoglia. Altro intento di questo portale, si legge nella presentazione, è anche quello di far conoscere ai cittadini di Vallefoglia le origini e la storia della propria città. L'obiettivo è quello di avere una navigazione comunque semplice, facile, facilmente comprensibile e che soprattutto mantenesse le persone interessate alla lettura, perché comunque alcuni, soprattutto gli articoli di approfondimento, sono parecchio insomma approfonditi. E quindi puntare diciamo ad un'offerta lavorativa diversa e quindi evidenziare le possibilità che ci sono qua per altri settori economici e intercettare anche i turisti che magari da Pesaro vanno verso Urbino. Durante la conferenza è stato presentato anche il nuovo logo. Suddiviso in tre parti, l'opera vede l'inserimento in alto di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, simboli della nascita della città. Il fiume Foglia contraddistinto dal colore azzurro, mentre in verde vengono evidenziate le colline e l'agricoltura, elementi caratterizzanti di questo territorio. Soprattutto un ringraziamento dietro le quinte, ma che poi alla fine è veramente davanti, per tutti i fotografi che ci hanno inviato il materiale fotografico che appunto potete vedere, che accompagna insomma il piacere di scoprire questo portale, e ovviamente anche tutti coloro che ci hanno dato la possibilità di seguire Alessandra per negli studi e negli approfondimenti, insomma tutti quanti, chiunque abbia collaborato, insomma.